servirà nell'immediato per il percorso Covid, dando la possibilità di fare una diagnostica veloce con uno strumento modernissimo, molto evoluto, che sostituisce una macchina che stava qui da quasi 15 anni e che valeva come potenza, diciamo, di diagnostica 10 volte di meno. Insieme a uno strumento che già nei mesi scorsi è stato installato, un'altra TAC un po' meno evoluta di questa, che ha già consentito di raddoppiare la capacità diagnostica di questo presidio. Questa nuova TAC consentirà un potenziamento strutturale, quindi sperando che la Covid passi il prima possibile, questo strumento permetterà comunque un potenziamento importante della radiologia, della diagnostica di questo presidio, che come sapete non è, si rivolge soltanto all'utenza abruzzese, ma attira anche molta utenza dal Basso Molise. Attendiamo a breve di portare sul tavolo dei ministeri vigilanti la rete ospedaliera. Con l'approvazione della rete ospedaliera partono concretamente l'accordo di programma che mette a disposizione i fondi. I fondi sono in questo momento fermi al Ministero, l'individuazione della località dove deve sorgere l'ospedale è stata già fatta da tempo dalle amministrazioni competenti, quindi andremo avanti in maniera spedita non appena avremo l'approvazione della rete ospedaliera. Questo ospedale rientra in quelle strutture che prenderanno i fondi per la riorganizzazione e la riconversione del pronto soccorso affinché ci sia un percorso differenziato, cosiddetto sporco pulito. Il direttore e tutta l'equipe hanno organizzato, in base alla rimodulazione dei posti letto che noi dobbiamo mettere in atto in base alla curva epidemiologica. Siamo pronti ad affrontare in base alle criticità che emergono giornalmente. C'è un cronoprogramma organizzato dall'azienda che dà delle risposte a seconda dei casi che hanno bisogno o di terapia intensiva o subintensiva o di degenza per gli infettivi.